Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». Cosa muove i discepoli ad interessarsi alla preghiera? Vedere Gesù pregare. Niente di più contagioso della testimonianza. Spesso i genitori mi chiedono come devono fare per far andare in chiesa i loro figli. Io rispondo che non devono fare niente se non testimoniare la loro fede in modo asciutto e senza proclami. La testimonianza contagia, almeno quella vera. Un figlio, specie in età adolescenziale, non può essere spinto e obbligato ad andare a messa. Ma se un padre vive la sua fede con umiltà e gioia, quel ragazzo si porrà certamente delle domande su Dio. E così i discepoli, vedendo il loro maestro pregare, volevano fare lo stesso e chiedono a Gesù di insegnar loro a pregare. Ma qui mi chiedo, si può insegnare qualcuno a pregare? Se intendiamo far imparare delle parole che compongono il testo di una preghiera, questo si può fare. Ma insegnare a pregare, cioè entrare in una relazione dialogica con Dio, ecco, questo non si può insegnare. È una questione personale la preghiera, una questione intima, un dono, una grazia. Non si impara ripetendo a memoria delle frasi, ma si vive dentro una relazione vitale di fede. Il Padre nostro che insegna Gesù allora non va guardato come una preghiera da recitare, ma da vivere. A cominciare dalla prima parola, Padre. Sapere che la nostra preghiera è rivolta a un Dio che è Padre cambia tutto. Parlare ad un Padre è un'esperienza meravigliosa. Sapere che Lui ti ascolta e ti coinvolge o ti corregge, proprio come un Padre, e gioca con te come un Padre. E ti prende per mano e ti accompagna lungo le vie della vita. Ecco il nostro Dio, un Padre.